All'esordio in campionato sono arrivati i tre punti. Massimo risultato, la vittoria con il minimo sforzo. Calcio di rigore trasformato dall'ex di turno romano. Sforzi invece che i tigrotti hanno dovuto infondere ben oltre il 90esimo nei due turni di Coppa Italia disputati 4-1 al Campobasso dopo i supplementari, 3-5 in casa della Casertana dopo altri rigori. Fatto sta che Valerio Bertotto, con una rosa ulteriormente rigiovanita rispetto a quella delle scorse stagioni, in tre partite ha messo in cassaforte altrettanti successi. Ora c'è l'Avellino per la prima trasferta stagionale. Una squadra capace, formata, con calciatori di grande caratura e livello. Una squadra che ha un'identità ben precisa, perché l'allenatore gliela sta dando sicuramente. È vero, la prima partita sono inciampati, è chiaro che un risultato così può essere abbastanza roboante, no, in termini numerici, però è una squadra forte e quindi giocheremo, affronteremo una squadra forte, ma non c'è niente di più bello da calciatore che affrontare le squadre forti, quindi quello che aspetto dai miei ragazzi è che affrontino questa partita con tutta la personalità che ci vuole per affrontare una squadra come l'Avellino e far vedere che abbiamo delle ottime idee anche noi. Il tecnico deve fare i conti con alcuni ballottaggi nell'undici antilupi, complici anche diverse assenze. Nel 4-3, oltre che Romano, mancheranno anche l'esterno Scaravilli e la punta Balde, che sta recuperando dal problema rimediato in Coppa Italia. Barosi sembra aver strappato la titolarità dei pali all'esperto russo, mentre la difesa in campo potrebbe essere per tre quarti la stessa dell'ultimo incrocio della scorsa stagione. Valdesi a destra, Ojewalle a sinistra, Caldore interno affiancato da Solcia. Al centrocampo, rispetto a quanto visto contro il Taranto, toccherà De Rosa prendere il posto di Romano, Giorgione verrà confermato e in cabina di regia più Maselli che Celeghin. L'opzione più accreditata vede Jambé, centroboa, supportata da due vivacissimi esterni under a piedi invertiti, già a segno contro i biancoverdi, Ciuferi e D'Agostino.